Benvenuti a tutti nel video della Big Family! Ciao a tutti, Big Amici, e benvenuti in un nuovo video della Big Family! Che bella che sei! Giulia ride sempre! Allora, niente, oggi vi porteremo in giro con noi. Andremo un po' in giro a fare qualche giretto, ma andremo a... Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a comprare la macchinina di Lari! Andiamo a comprare? Allora, il regalino che avevamo detto che gli dovevamo ancora prendere a Lori, un altro, perché uno gliel'avevamo già preso. E... Però non ve lo faccio, cioè andiamo, vi porto, vi faccio vedere qualche cosa, però non, poi non vi faccio vedere proprio quando lo prendiamo, perché poi ve lo faccio vedere a casa quando lo apriamo. Speriamo di trovarlo però, perché l'avevo visto tanto tempo fa in quel negozio lì e mi piaceva. E speriamo di trovarlo ancora, andiamo a vedere, speriamo, incrociamo le dita. E poi, visto che ci siamo, forse se troviamo qualcosa, vediamo, non lo so, non siamo sicuri. Comunque giriamo, facciamo un giretto, guardiamo un po'. Se riusciamo prendiamo forse lo zainetto, se lo troviamo, quello che vuole Giulia, lo zainetto per l'asilo di Giulia quando inizia. Se, se no non ci vado adesso l'asilo. No, no, a settembre, no. Poi tra poco tempo, dai, non manca tanto. Ma ho detto io voglio adesso di Bing. Quello di Bing, adesso andiamo a vedere. Se lo troviamo lo prendiamo, se non lo troviamo niente, poi lo prendiamo un altro giorno, ok? E così magari vediamo, prendiamo anche il grembiulino, iniziamo già a portarci avanti su qualcosa, a prendere qualcosa. Poi il resto finiremo di prenderlo più avanti. Con ciò, dai, venite con noi, noi ci siamo già preparate e adesso andiamo subito. Ciao! A dopo! Qui ragazzi, niente, siamo in macchina e stiamo andando a prendere il regalino al piccolo Lori e lo zainetto a Giulia, se lo troviamo però, eh. Comunque vi faremo vedere poi tutta casa, poi vi faremo vedere un po' le nostre scelte, diciamo, lì nel negozio. Vi faremo vedere, girare un po' con noi, venite in negozio con noi, dai. Guardate, però non vi facciamo vedere No, quello che prendiamo, no, poi alla fine quello che decidiamo, glielo facciamo vedere poi a casa, che lo apriamo a casa con loro. Guardate Giulia che è già crollata, neanche tempo di sfiorare la macchina, lei già dorme. Sta dormendo come un tiro. E Lori ci manca quasi, ve lo faccio vedere. Guardate il piccolo principino che si stanno per chiudere gli occhietti. Eh sì. Guardate com'è carino, la mamma gli ha messo il completino che gli hanno regalato per il compleanno. Piccolo metto sembra. Anzi è un piccolo metto. Niente, allora noi continuiamo ad andare. Papà Stefano è lì che sta guidando e noi ci vediamo dopo quando arriviamo. Vi facciamo vedere qualcosina nel negozio, un po' di tutto. A dopo! A dopo! Ciao! Ciao ragazzi, siamo arrivati. Eccoci qui, siamo entrati nel negozio e guardiamo guarda quanti zainetti, Giulia! Guarda quanti zainetti, Barbie! Ciao, che bello! Gli unicorni, Minnie, Topolina, bello, eh? Peppa Pig. Però mi sto divertendo. Che è bellissimo. Quello dell'unicorno, amore, ti piace? Sì. Oppure c'è anche quella di Minnie così? Oppure c'è quello lì? Ah, qua ce n'è altri, guarda, c'è le Winx. Peppa Pig, ah, la dottoressa Peluche. Anna ed Elsa tipo. Mamma! Mamma mia! Amore! Quella è da maschietto, amore!
Giulia ha scelto lo zainetto, ma non ve lo faccio vedere. Ve lo faremo vedere dopo quando arriviamo a casa. Sì. Con gli altri acquisti. Sì. Sei contenta, Giulia? Sì. Poi glielo facciamo vedere a casa. Non vedere. No, no, a casa, a casa, è una sorpresa. A casa, è una sorpresa. A dopo allora. E continuiamo a scegliere e a vedere se troviamo qualcos'altro. Io... Papà Stefano vuole prendere un gioco di società. Niente, così ci giochiamo stasera. Cosa dici, Sera? Che loro sono molto felici. Allora ragazzi, anche qua ci sono altre macchinine. Allora, lì ci sono tutte le macchinine, ce ne sono altre. Niente, adesso scegliamo, ma non vi faccio vedere perché vi farò vedere a casa. Allora, quanti giochi che ci sono, Serena. Wow. Sì, però sono solo per bambini. Sì, è vero. Ma io sono come i bimbi piccoli. A me piacciono i giochi dei bimbi piccoli. Vero, Giulia? Dove vai tu che corri? E allora è bellissimo lo zainetto che ha preso Giulia. È super bellissimo, vero? Sì. Aspettandola con me, sa che ci prende la macchinina. Speriamo che ce l'hanno scatolata. Esposta c'è, ma non so se ce l'hanno chiusa, con ciò vediamo. Le cosine che dovevamo prendere le abbiamo prese e adesso continuiamo a fare qualche giretto e poi ci vediamo dopo, vero Serena? Dopo vi faremo vedere quello che abbiamo preso. Serena si vuole prendere una cosa anche lei, che poi vi faremo vedere sempre dopo. Serena ha preso una cosa che c'è in mano, che però non vi facciamo vedere. Vieni amore, perché vi facciamo vedere dopo. Ed è bella contenta, guardate quanto è emozionata, non vedeva l'ora di prenderselo. Dai, vi faremo vedere dopo. Andiamo, andiamo. Sì, dal reparto dei giochi al reparto delle cose di casa elettriche. Adesso al reparto degli attrezzi. Sì, vicino lui. Adesso le luci, è vero? Primo attrezzi. Eh sì, siamo tutti, però manca Chiara perché è a casa della sua. Allora ragazzi, niente, siamo usciti dal negozio, siamo saliti in macchina, stiamo tornando verso casa. Sì, che curiosi. Abbiamo preso un bel po' di cosine, eh? Già. Povero papà. È vero? Ho dovuto spendere tanto. Tanti soldini. Niente, in pratica abbiamo preso tutti una cosa, siamo rimasti tutti contenti. Serena si è presa quello che voleva. Lorenzo, che ancora dovevamo finire di prendergli il regalino. Poi Giulia. Poi Giulia, anche lei si è presa. Si è presa anche un'altra cosa per l'asilo, a parte lo zainetto. Si è presa un'altra cosa per l'asilo che non vi dico niente, vi farò vedere dopo. Un giochino. E più niente, ho preso anche una cosa per la casa che mi serviva per pulire. E niente, vi farò vedere tutto dopo. Con ciò ci vediamo dopo a casa. Dopo, ciao ciao. Provate a immaginare cosa avremmo potuto prendere. Grazie Giulia. Ciao, a dopo. Allora ragazzi, siamo tornati a casa e adesso vi faremo vedere tutte le cosine che abbiamo comprato. Siete curiosi? Loro non vedono l'ora, infatti non stanno aspettando altro. Mi dicono, mamma dai, muoviti. Dai, ve lo posso vedere? Adesso glielo facciamo vedere, dai. Allora. Aspetta. Ora, prima vi facciamo vedere le cosine che ha comprato Giulia per lei. Guardate! Lo zainetto di Bing! E ragazzi? E poi che aspetta. E sapete cosa c'è dentro? Ci sono dentro le costruzioni anche. Con Ola e... E poi lo zainetto lo usa per l'asilo, perché lei voleva così, lo voleva... Guardate qua! Ah, lo vuoi aprire? Aprilo, così gli facciamo vedere. Allora, dove ti apre? Vieni, che ti aiuto. Allora, apriamo questo zainetto. Allora, pronta? Dai che si apre.
Wow, vediamo cosa c'è dentro. Guarda di qua tu. Ma che bello! Wow! Wow. No, non ci sono Olaf e Bing e basta, ci sono tanti personaggi. Tanti personaggi dentro. Guardate qua ancora. Questa chi è, Giulia? Coco. 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 Ragazzi, ci sono anche i puzzle. Ci sono i puzzle da fare. Sono dei puzzle da fare. Questi qua sono puzzle da fare. Ah, ok. Invece questi sono da mettere sul... Ci attaccano. E poi ci sono le costruzioni. Ci attaccano. Poi li sistemiamo. No, si mettono vicino. Guarda qua. Poi li facciamo, si mettono Guarda. Vicino. Guardate. Opla! Si mettono su, che carini. Carini. Allora. Guardate, poco bottone. Vuoi far vedere, metti tutto dentro, così non si perdono. E lo zainetto poi lo userà per la scuola materna. Lei voleva quello di Bing. A dire la verità aveva scelto prima quello dell'unicorno. E poi invece alla fine ha visto quello di Bing e ha voluto quello di Bing. Perché ha scelto lei piace più quello dell'unicorno. Allora, continuiamo a guardare le cosine che abbiamo comprato. Vai, Cecilia, fai vedere poi cosa hai comprato. Tirati su. Guardate che bello, Giulia, cosa ha comprato. Papà, cosa gli ha comprato? La chitarra. Wow. E la chitarra. La apriamo, Giulia? Aspetta, apriamo la chitarra. L'apriamo? E poi fai vedere anche quello, poi fai vedere anche quello. Allora, apriamo la chitarrina di Giulia. Vediamo un po'. Non vedeva l'ora di aprirla, Giulia. È vero. Non vedo l'ora di aprirla. È vero, amore? Allora, guardate. Perfetta! Via! Diventerà una... Guardate che bella, una chitarrista diventerà una rockstar. E c'è anche l'accetto. Dove si attacca l'accetto? Si attacca qua e qua, penso. Vabbè, poi te lo fai attaccare da... Ah no, qua si attacca. Ah sì. Qua. Fai plani, far pressione. C'è uno. Uno e... Due. Ecco che qui bello. La chitarra di Giulia la puoi mettere così, guarda, aspetta. Dai, su. Suona. Suona la chitarra, Giulia. Suona. Dai. Schiaccia. Dammi questo. Come fa, Giulia? Così, come faccio prima? Perché devi libera ritmica solista. Vabbè, adesso la proverà Giulia dai, aspetta che la mettiamo così libera, vai. Andiamo? Vai. La chitarrista, Giulia farà la chitarrista. Questi cosa sono? Ti piace, amore? Ti piace? Così, amore, così nella tua mano. Così e poi suoni. Così. Ti piace? Ecco la super chitarrista. Adesso abbiamo Giulia la chitarrista qui. Niente, poi guardiamo le altre cose. Sì, guardiamo le altre cose. Allora, spegniamola questa. Poi la proverà questa. E fai vedere un'altra cosa che abbiamo comprato. Bellissima. Wow.
Siete pronti? Due, tada! Gira la parete. Ecco, il grembiulino per la pittura. Me lo provi? Te lo prova la mamma. Il grembiulino per pitturare, perché? Me lo all'asilo? Me lo togli. No, la maglietta si lascia, amore, non si toglie la maglietta. Quando tu lo metti all'asilo, che le maestre te lo mettono, va bene, che devi pitturare, lo metti sopra la maglietta, poi ti aiutano le maestre tanto. Ecco qui. Ma che bella! Che bella! In preparazione per l'asilo, per la scuola materna. Che poi il primo giorno faremo il video, mi vedrete piangere sicuramente. Sicuro. Come ha fatto lei, sì. Già mi viene il magone adesso solo a pensarci. Che carina! Guardate che bella la mia signorina col grembiulino dell'asilo. Tata! Bellissima! Sei la più bella, amore. È proprio bello questo grembiulino. Cosa dite, ragazzi? Mamma, ora volevo dire. Diteci se vi piace. Qui penso che Giulia è rimasta contenta. Sei rimasta contenta, amore? Sì. Con ciò poi non abbiamo... Contentissima. Contentissima. E non abbiamo ancora finito di comprare le cose per l'asilo, abbiamo solo comprato qualcosina, ok? Adesso vi facciamo vedere una cosa bellissima di Lorenzo, che quella lì gliela aprirà papà, però papà Stefano gliela aprirà. Allora ragazzi, adesso apriamo subito quello di Lori perché è un po' agitato, è un po' noioso, così vediamo se si calma. Guardate un po'. Ecco, la macchinina per Lori. Di chi è, amore, questa macchinina? Di chi è, amore? Di chi è? Che bella! Allora, dai. Allora, wow, di chi è questa macchinina, amore? Di Lori. Scendi, amore, scendi dal tavolo che ti fai male. Di chi è questa macchinina? Mamma mia! Cosa ci sarà? Lori, sei curioso? Cosa c'è qua dentro? Hai tutta smontata, eh! Papà del lavoro, papà Stefano. Deve montare la macchinina. Già. Di chi, amore? Di chi? Amore, sei curioso? È curiosissimo, è curiosissimo. Che belle le ruote. Che bello, amore. Poi il manù. Il ma. Cos'è? Niente. Dai, continuiamo. Papà continua a montarla adesso. Così poi gliela facciamo vedere montata. Nel frattempo vi faccio vedere gli altri acquisti. Nel frattempo che papà monta la macchinina, papà Stefano. Ok? Poi un altro acquisto che abbiamo preso da passare le serate in famiglia tutti assieme. Ve l'avevamo già fatto vedere, scarabeo. L'unico gioco di parole è con lo scarabeo. Stefano, questo lo voleva prendere da un po'. Finalmente l'abbiamo preso. Guardate qua dietro. Poi magari faremo un video che giochiamo con lo scarabeo. È vero. Guardate qua, bigamici. Wow, amore, che bella questa macchina. È una Jeep. Wow, ma che bella. Per fortuna questa parte è già montata, vero mamma? Che fortuna, un anno c'ha già una Jeep, Lorenzo. C'ha già la Jeep. C'ha una Jeep. Di chi, amore? Di chi? Sì, è tuo, amore. Ma che bello. Adesso papà la monta, così poi la provi. Ci vuole già salire lui, così. È vero. Allora ragazzi, niente, nel frattempo che papà continua a montare la macchinina, ogni tanto vi facciamo vedere a che punto è. Vi faccio vedere qualche altro acquisto così che abbiamo fatto. Stavolta mi sono accontentata io. Che mi serviva, ho preso il moccio della Vileda perché mi si era rotto quello col pedale che si strizza col pedale.
E quindi ha comprato questo nuovo. Bello. Questo che mi dura un po' di più perché l'altro che avevo mi si era rotto. Anche perché questo mi sa che è della marca. È di marca. Sì, vabbè, che c'entra. Questo è un altro modello, un po' diverso da quello che avevamo noi. È vero. Poi, ragazzi, allora, qua c'è una cosa che Serena voleva da tantissimo tempo. Commentate anche voi se ce l'avete, questo che c'ha Serena. E è la prima volta che ce l'ho. O se siete capaci ad usarlo, o l'avete mai usato. Mm-mm. Guardate un po', aspettate, gliela puoi far vedere mentre sei su? Eh? Gli vuoi far vedere mentre sei su? Vi faccio vedere subito. Guardate un po' che cosa c'ha. Lo skate. Lo skate si chiama? Skateboard? O skate? Skateboard. Skate. Ma lo skate, skateboard è la stessa cosa, ok? Lo skateboard è da un po' che si era messa in testa, Serena. Guardate che bello dietro. Ora con i draghi, fai vedere cosa c'è stampato dietro. Hai i draghi, drago rosso, bianco. Guardate le ruote. Le ruote che belle, rosse con tutte le... Perché in verità non l'ho ancora aperto. Non l'ho ancora aperto, infatti come vedete è ancora in celofanato. È vero. Con ciò... Dai, aprilo. Allora. Aprilo davanti ai nostri big amici. Wow! È la prima volta che è il primo skate della vita di Serena. L'ho sempre desiderato, mamma mia, che bella, che emozione! Lo skate, Serena se l'è comprata con i soldini che gli avevano regalato per il compleanno. E allora si è comprata lo skate perché ancora ce li aveva da parte i soldini. Bello, satinato con i brillanti. Guardate com'è, sì, qua c'è la plastica tolta bene dove ci sono le viti. Guardate com'è brillantinoso tutto il nero. Bellissimo. Bello. Adesso vi faccio vedere anche la parte dietro. Giulia, aspetta 2 secondi. Qua siamo un po' emozionate, mi sa. Però... Ma sì, tutta la carta per terra, tanto. Sì, tanto la raccoglie dopo Serena. Sì, ovvio. Mamma mia! Allora, skate aperto, brava, hai tolto la plastica, bello. Allora, la toglierò anche un po' bene perché sono rimasti dei residui però. Bellissimo. Guardate il tuo di fianco, bellissimo. Bello. C'erano tanti di tanti colori e lei ha scelto quello. Anche perché c'erano tantissime misure, piccolo, medio, ancora un po' più piccolo, un po' più grande, grande. Lei ha preso medio, la via di mezzo, perché così quando cresce, quando diventa più grande, va lo stesso bene. Sì. Vi faccio vedere un pezzettino, basta che non cada. Basta che non cadi, occhio. Ok. 3, 2, 1. Poi ci dovrà fare ancora l'abitudine. Vieni di qua. Wow, più o meno. Brava, dai. Piano piano, dai, ci devi fare l'abitudine. Poi andiamo fuori e lo proverai fuori. Mamma, mi è venuta un'idea. Con questo skate non facciamo un video dove io lo utilizzo per la prima volta? Va bene, dai, sì, poi lo facciamo. Adesso domani non ci siamo, con ciò domani non possiamo farlo, ma lo facciamo dopodomani, magari. Ok? E niente, sì, poi lo facciamo. Ragazzi, allora, fai rivedere lo skate. Dite se vi piace lo skate di Serena, se ha fatto un buon acquisto. E guardate com'è luccicoso. Bello, dai. Sì, adesso poi togli bene la plastica, così, sì, adesso sì. Piano piano.
E niente, andiamo a vedere a che punto è papà Stefano con la macchinina di Lori. Contenta? Finalmente! Ragazzi, è quasi pronta la macchinina, amore, è quasi pronta! E la macchinina è quasi pronta, sì! Adesso papà sta finendo di montarla e poi Lorenzo la prova subito. Sei troppo curiosa di vedere. Eh sì, cosa vuoi fare? Bacio! Oh, che bello! Mamma, bacio! Mamma, quanti baci! Poi io devi dare anche a papà tanti baci, visto che ti sta montando la macchinina tutta bella. È la tua Jeep. Lì. Wow, è proprio bella. Il volante. Dai, che è quasi finito. Allora ragazzi, nel frattempo vi faccio vedere un altro acquisto che abbiamo fatto per me e papà Stefano, perché siamo noi due che cuciniamo. Ve la faccio vedere subito. Ecco qui la pentola in terra cotta per fare i fagioli, fare le zuppe, che questa qui per cucinare, per fare tutte quelle cosine lì, cambia il gusto, viene diversa. Con c'è un po' che la volevamo prendere, l'abbiamo trovata e l'abbiamo presa. Ci faremo, poi la metteremo subito all'opera. Dite se anche voi ce l'avete e magari vi siete trovati bene con ciò. Anche noi poi a giorni, in questi giorni la proveremo. Vediamo, i legumi, queste cose qui dicono che vengono meglio nella pentola di terra cotta. Vabbè, vediamo. Fatemi sapere anche voi, soprattutto mamme, nonne, papà, se anche voi vi siete trovati bene per chi ce l'ha o per chi ce l'ha avuta. Adesso dai, aspettiamo subito la macchina di Lori. Allora, tu hai smesso di suonare? Hai smesso di suonare la chitarra? Sì. Ti sei già stufata? No, come sì? Ah, ok. Adesso gliela facciamo vedere montata e finita. Posso farla? Sì, dopo la provi anche tu, amore. Ora guardate un po' che bella la macchinina di Lori. Dai, che è pronto a salirci. Che bella, amore! È bellissima la tua macchinina. Ti piace? Sembra proprio che gli piace. Sì. C'ha i tasti. C'hai i tasti? Wow! Ha il clacson, la musica e poi c'è anche qua. Che bella! Wow, la macchinina di Lori! Adesso andremo a spasso con questa macchinina. Wow! Ah, guarda qua, si gira. Che bella! Lori, com'è questa macchinina? Fai vedere, amore, fai vedere. Com'è questa macchinina? È proprio bella. È proprio da ometto. Ti piace, amore? Ti piace? Guarda. Pup. Ma che bella! Wow! Ma poi... Che bella che è! Sì. E poi qua ci sono i pedali da appoggiare i piedini, oppure si può tirare dentro per poi, così si può anche spingere. Che bella che è la Jeep, ragazzi. Qua Lori c'ha la Jeep, E poi dietro ci sono anche i portavalanza. Ah, vediamo, aspetta. Ah, guarda quanto è comodo il portaborraccia, porta biberon. Proprio carina, bella. Hanno scelto bene papà e la mamma. Cosa c'è qui, amore? C'è il contachilometri, poi il contagiri. Wow, come una macchina vera. Ma che bella. Portala a fare il giretto. Andiamo a fare il giretto. Brum. Ecco. Allora. Allora, Lorenzo li sta provando tutti, il clacson. Sentite allora, il rumore del clacson? Poi, quando va la macchina, quando frena, il rumore di quando l'accendi,
mamma, è un bambino. Mamma. E quella lì è quella di Giulia quando era piccolina. Sì, è uguale. Eh sì, è uguale. Guardateli tutti e due. E sì, almeno questa qui, con questo qua lui non cade, perché mettendola su quella lì che non c'ha il bordino, è vero, può è ancora piccolino e cade, non riesce a stare dritto bene. Qua almeno non c'è pericolo che cade. Adesso lui vuole quello della sorella. Okay, ragazzi, qua abbiamo la casa invasa di macchinine adesso, mamma mia. Abbiamo il carrello di Giulia, macchinine, quello di Lorenzo, passeggini. Passeggino di quello di Giulia che ci mette la bambola. È mio. Questo carrellino qua che primi passi che era di Giulia anche quello, però lo sta usando anno. Lorenzo. C'ho la casa invasa di giochi. Vi faccio vedere qui in giochi sala che hanno lì la poi cucina. No, no, quel seggiolino lì a parte lo dovremmo eliminare perché ormai tanto non ci sta più. È vero. Ragazzi, papà Stefano ha aperto lo scarabeo, vi faccio vedere un attimo e poi vi salutiamo. Poi vediamo se loro vogliono fare una partitina oppure no. Guardate un po' lo scarabeo che hanno aperto. Sì, poi abbiamo preso anche questa perché ci serviva, che abbiamo 20.000 cose da attaccare. E ditemi se, diteci se anche voi ci avete mai giocato con lo scarabeo. Niente ragazzi, ecco qui Serena, questa giornata finisce qui, questo video finisce qui, noi vi salutiamo, diteci se vi sono piaciuti i nostri acquisti, zainetto di Giulia, che deve iniziare la scuola materna e qui siamo un po' emozionati, compresa la mamma, forse più emozionata la mamma di Giulia. È vero. Il grembiolino che avete visto, che l'ha anche provato, e la macchinina di Lori che è qua. Poi la chitarra di Giulia e poi le cosine che abbiamo preso noi e niente, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto questo video mi raccomando mettete tanti like, spolliciate, mi raccomando, condividete, commentate, attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura. E se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. E iscrivetevi al canale, mi raccomando. E fate iscrivere i vostri amici e parenti. Se questo video vi è piaciuto, seguiteci sui social, Instagram e TikTok. E noi ci vediamo domani al prossimo video della Big Family. Ciao big amici. Cavo di dire, salutiamo Gaia. Con un bacio grande grande Gaia. Ciao Gaia, un bacio dalla Big Family e un grande abbraccio. E poi salutiamo tutti gli altri. Ciao. Ciao Gaia, grazie che ci seguite, a Gaia e a tutti quanti. Ciao, ciao. Ciao.